Sekiro Shadows Die Twice è un gioco d'azione sviluppato da From Software, il team che ha creato Demon's Souls, la serie Dark Souls e Bloodborne. Sekiro però si discosta dalla formula dei Souls-like. Ecco quattro punti che rendono Sekiro diverso dai Soulsborne e quattro cose che hanno in comune. Nei giochi della serie Soulsborne, il giocatore sceglie una classe per il suo personaggio o l'origine dello stesso nel caso di Bloodborne. Queste classi determinano equipaggiamento e caratteristiche iniziali per il personaggio scelto. Sekiro invece ha un personaggio fisso, il lupo, con un set di abilità che è possibile espandere. Il lupo è uno shinobi, armato di katana e dotato di un braccio meccanico che può essere potenziato andando avanti nel gioco, migliorando con nuove abilità anziché con diverse armi ed equipaggiamenti. Lo sviluppo del personaggio in Sekiro avviene attraverso un sistema di abilità, non di caratteristiche come nei Soulsborne. I giocatori accumulano punti esperienza eliminando i nemici e li spendono per acquisire abilità in diversi rami, tre dei quali sono arti shinobi, arti prostetiche e arti ascina. Shinobi è il ramo dell'azione stealth, arti prostetiche fa evolvere la protesi e ascina è il ramo del combattimento più aggressivo. Le abilità possono essere di tre tipi: arti di combattimento, tecniche offensive per danneggiare i nemici, arti marziali shinobi, tecniche che offrono modi per contrattaccare o evitare gli attacchi nemici, e infine abilità latenti che hanno un effetto permanente sul personaggio, come ad esempio il potenziamento degli effetti delle cure. Lo stealth è un aspetto fondamentale di Sekiro, mentre nei Souls l'unica possibilità di fare dello stealth era quella di essere abbastanza fortunati da arrivare alle spalle di un nemico senza essere notati e colpirlo con un backstab. Come ninja invece sarà possibile accovacciarsi e camminare in silenzio, nascondersi nell'erba, coprirsi dietro i muri o appoggiarsi alle sporgenze e soprattutto colpire i nemici ignari con un attacco mortale. Il rampino di Sekiro stravolge completamente il modo in cui ci si può muovere nel gioco. Ci si può aggrappare a un tetto e scappare da un combattimento che sta andando male per raggiungere posizioni più vantaggiose. In generale, questo rende il level design di Sekiro molto più verticale rispetto a quello dei Soulsborne. Pur discostandosi dalla formula dei Soulsborne, Sekiro ne conserva comunque il DNA, almeno in parte. Per esempio, il mondo promette di essere vasto e interconnesso, come quello del primo Dark Souls. Esplorare un nuovo percorso spesso porta il giocatore in posti già conosciuti, magari attraverso una scorciatoia, dando l'impressione di un mondo unito e interconnesso. Chi l'avrebbe mai detto? Sekiro è un gioco difficile, esattamente come i suoi predecessori spirituali. O forse anche di più, dal momento che, senza molti degli elementi RPG dei Soulsborne, superare le difficoltà del gioco sarà fondamentalmente una questione di abilità e sudore. La morte è qualcosa di importante in Sekiro, esattamente come in Demon's Souls, Dark Souls e Bloodborne. Tuttavia, nel nuovo gioco From Software le cose funzionano in modo diverso. Sekiro può resuscitare e tornare in battaglia subito dopo essere morto. Si hanno a disposizione due cariche per questa abilità. Una la si ottiene respawnando o riposando agli idoli dello scultore, un'altra la si può ricaricare in battaglia uccidendo i nemici. Tuttavia, quando ne si usa una, l'altra rimane bloccata per evitare che il giocatore ne spammi due di fila e bisogna sbloccarla uccidendo un po' di nemici. Quando si muore senza una carica di resurrezione utilizzabile, si respawna all'ultima statuetta visitata. La morte, come nei precedenti giochi From Software, ha importanti conseguenze. Nel caso di Sekiro, morendo ci si vede dimezzare il totale dei soldi posseduti e dei punti esperienza guadagnati dall'ultimo punto abilità sbloccato. L'unico modo per evitare questa perdita è l'aiuto divino, che permette al giocatore di mantenere i punti esperienza anche dopo la morte. All'inizio c'è un 30% di possibilità che ciò accada, ma la cosa può cambiare a seconda di eventi chiave o di particolari oggetti. Inoltre, usare la resurrezione troppo spesso può spargere nel mondo una malattia mortale chiamata mal di drago, che potrebbe limitare l'interazione con alcuni NPC e che di sicuro riduce sensibilmente la chance di ricevere un aiuto divino. Sekiro mantiene sicuramente lo stile From Software e il feeling di Demon's Souls, Dark Souls e Bloodborne. Tuttavia, è anche un gioco diverso e per certi versi un interessante esperimento.